Amiche ed amici di DAZN, un saluto da parte di Matteo Floccari e Mauro Bergamasco e benvenuti al Matmut Stadium per l'incontro tra il Lione e il Benetton Treviso, valido per la terza giornata dell'Heineken Champions Cup. La palla aperta per Wisniewski, a largo la corsa di Boutin trattiene il pallone dopo 2 minuti e 53. Lione è già in meta, troppo facile corsa di Boutin per via del tanto spazio che non c'è su. Arrivano i giocatori di mischia con Sobelak, ricevuto da Morard. Sobelak ancora per Boutin, che deve essere fermato. Non riescono a fermare i giocatori della Benetton ed è facilissima la corsa di Charlie Ngatai, giocatore neozelandese. Prima meta per lui nelle Coppe Europee. C'è qualcosa che non funziona nel riposizionamento della linea difensiva di Treviso. Stesso cannone che si abbassa, poi Wisniewski, Ngatai, attenzione con l'intervallo preso da Thibaut Regard, la sventagliata sul lato sinistro del campo per Cretin, che corre verso la meta, fermato, ma trova l'offload per Xavier Mignot, che va a marcare. Non è stata, Mauro, una prima fase, una meta arrivata in prima fase come la primissima della partita, però Lione ha dimostrato ancora una volta di avere davvero delle grosse capacità di gioco in velocità, di gioco a largo. Forma un nuovo drive avanzante, la palla arriva in fondo nelle mani di Kylian Geraci, poi Ivaldi regge per un attimo la difesa di Treviso, avanzante il drive di Lione, palla che non entra fino al momento in cui Liam Gill si gira e va a schiacciare l'ovale per il 28-0, ma ancora più importante per Lione, arriva alla meta del punto di bonus. Sardi, palla a largo per Luca Morisi, spazio sul lato destro del campo, deve stare in campo, ci riesce, anzi no, l'arbitro vede un passaggio in avanti e dunque dopo 81 minuti e 53 secondi di gioco fischia alla fine di questa partita che il Lione vince 28-0.